allenerà qui nella struttura all'interno del polifunzionale di Soccavo in vista delle Olimpiadi 2016 il campione napoletano di scherma Diego Occhiuzzi. Ad un anno esatto dalla medaglia olimpica di Londra inaugura la palestra che da settembre permetterà ai giovani napoletani di praticare sport oltre a fungere da centro riabilitativo. Da oggi comincia, speriamo, un nuovo tipo di palestra e soprattutto una delle palestre dove si può fare più sport e si può fare più sport con i campioni. Io mi metterò a disposizione per la sezione scherma, ci sarà Patrizio Oliva per la box e Pino Maddaloni con il judo. E soprattutto poi vogliamo anche regalare a quegli atleti d'elite che per problemi di proprio mancanza di strutture sportive sono costretti ad andare fuori via da Napoli e realizzare i propri sogni in altre città. Noi vogliamo dare la possibilità a questi ragazzi di realizzare i propri sogni qua. Una palestra dove ci sono un po' delle icone dello sport napoletano, perciò ci auguriamo che questo serva principalmente per far sì che tanti giovani possano avvicinare uno sport sano come judo, la box o la scherma e soprattutto cercare di essere da traino e da veicolo, diciamo, positivo a questi giovani di oggi che qualche volta cambiano corsia. La struttura di 800 metri quadri comprende un'area con 3 pedane per la scherma, un ring per il pugilato, un tatami per le arti marziali e un'area attrezzi per tutti gli atleti. Questa mattina all'inaugurazione sono intervenuti il sindaco De Magistris e il presidente del CONI, Giovanni Malagò, insieme agli olimpionici napoletani riuniti dall'associazione Mille Culur che con il comune ha contribuito alla realizzazione dell'impianto. Sono animati da un fuoco dentro che è quello che praticamente ha accompagnato tutta la loro vita di atleti e quindi questa passione le istituzioni locali, in questo caso il comune e le istituzioni dello sport, secondo me non possono che sostenerla. Ancora una volta Napoli prosegue nel percorso di considerare lo sport una priorità della nostra città. Quindi quello di consegnare progressivamente sempre più spazi allo sport. Noi dobbiamo consegnare sempre più impianti e lo dobbiamo fare insieme, l'amministrazione comunale, il sindaco, con il CONI e tutte le associazioni che si impegnano, perché la cosa straordinaria non è solo vedere tanti sportivi come Occhiuzzi, Oliva, Maddaloni, Rosolino e tanti altri, ma vedere tanti anche imprenditori, tanti cittadini che investono nello sport per il rilancio della città.